Ciao a tutti ragazzi e ben ritrovati, bentornati. Se è la prima volta, benvenuti nel canale di Milan Inside. Oggi ragazzi, analisi di Milan Bologna 2-0. Prima di cominciare però, vi ricordo gentilmente di lasciare, come sempre, il like al video, iscrivetevi al canale YouTube e veniteci a seguire su tutti i social di Milan Inside che segue. Analizza e riporta tutte le news della squadra campione d'Italia in carica, signori. Vi ricordo anche il sito internet www.acmilaninside.com. Allora, ragazzi, Milan-Bologna 2-0, un gol per tempo, serata delle prime volte. Il primo gol di Leao, il primo gol di Giroud, la prima da titolare di De Ketelaere che ha incantato San Siro con tanto di assist sul primo gol e altre giocate sopraffine. Ci sono stati anche gli esordi di Adli, di Gabbia, di Balotelli, insomma si è avuto anche il modo di riposare un po' verso la fine della partita. Ed è molto importante perché ricordiamo che da ieri praticamente ci sarà un tour de force che vedrà 7 partite in 21 giorni, quindi si gioca praticamente ogni 3 giorni puntualmente tra turni infrasettimanali di campionato e Champions. Allora, devo essere sincero, nel primo tempo, allora partiamo dal presupposto che Maignan, nonostante la leadership, il coordinare la difesa, il dare l'aiuto come sempre per impostare l'azione e tutto, di parata alla fin dei conti, ne ha dovuta fare forse una su un autotiro di Tonali. C'è stata una grossa occasione prima del 2-0 per il Bologna dove Arnautovic su un grosso non ci è arrivato, però a parte queste due occasioni, insomma, si è rischiato ben poco, forse un caso da moviola, nel senso che c'è un contatto nel secondo tempo sul 2-0 tra Tomori e Sansone. Allora, io ora non sono arbitro, il contatto c'è. Voi sapete che io sono sempre sincero, obiettivo e leale, insomma. Il contatto c'è, l'unica cosa che non so. O meglio, cioè Sansone già l'aveva passato e l'azione di fatti quando c'è stato il fallo era già finita, cioè la palla era già nelle mani di Maignan. Non lo so, sicuro non è un episodio da VAR, nel senso che è un contatto valutato, diciamo, corretto dall'arbitro, dove però il VAR non può intervenire, almeno stando a quello che so io. Però siamo altrettanto sinceri e leali nel dire che sì, magari quel gol avrebbe potuto riaprire la partita e, diciamo, portare agli ultimi 10-15 minuti più vibranti, più tesi, però, insomma, ha fatto poco il Bologna. Il Milan, sinceramente, allora, è una vittoria da grande squadra, matura, consapevole. Una vittoria arrivata, forse a volte è pure brutto da dire, però con il minimo sforzo e con il tour de force che andiamo ad affrontare, non è una cosa totalmente da sottovalutare, anzi, forse da apprezzare. Nel primo tempo non mi sono piaciute troppo le continue verticalizzazioni palla alta che abbiamo visto, sinceramente. Molto meglio nel secondo tempo dove ce ne sono state molto di meno e dove si è giocato molto di più palla a terra. Non per niente nel secondo tempo abbiamo creato molto di più. L'occasione di Adli, l'occasione di Calabria, insomma, ce ne sono state di parecchie di occasioni nel secondo tempo, dove, ripeto, abbiamo giocato a palla bassa, però
con fraseggi rispetto al primo tempo dove provavamo continuamente a verticalizzare. Per quanto riguarda De Ketelaere, andiamo sui singoli. De Ketelaere ha incantato i 60, perdonatemi, ha incantato i 60 minuti che ha giocato. Assist sul gol di Leao, assist sull'occasione per Kalulu nel primo tempo. Vedete la differenza con Diaz? Io credo personalmente che se sul primo gol si fosse trovato Diaz, quel pallone non sarebbe arrivato a Leao perché Schouten, che stava marcando De Ketelaere, è grosso fisicamente, quindi avrebbe o sbilanciato, comunque si avrebbe tolto il pallone a Diaz, cosa che con De Ketelaere non è riuscito a fare. Perché? Perché comunque sia De Ketelaere è molto più strutturato e di forza fisica ne ha. Sono piccoli dettagli che fanno la differenza, ragazzi. Poi diciamoci la verità. Cioè, la prima netta differenza sta nel fatto che quando Diaz riceve il pallone, la maggior parte delle volte abbassa la testa e si vede proprio in una maniera troppo palese. De Ketelaere sempre testa alta. Io ora non voglio fare quello che dice la testa alta, sindomo di classe, però è la realtà, ragazzi. Cioè, De Ketelaere aveva visto Leao che si sovrapponeva già da quando aveva cominciato la sgroppata. Diaz non l'avrebbe visto fino a quando non gli avrebbero tolto il pallone. A proposito di Leao, sono molto contento del gol e dell'assist. Non concordo sinceramente con Mihailovic, che ha detto che ha sbagliato a tirare, perché se vi ricordate nello 0-0 dell'anno scorso aveva provato quel tipo di tiro con Skorupski che aveva parato di piede. A proposito, dicevamo ieri un po' della questione della scaramanzia, della cabala, queste cose qua. L'anno scorso in Milan aveva esordito con quella maglia rossonera, con diciamo, la parte alta bianca, e aveva fatto 0-0. Ieri c'era un po' di paura per l'esordio di quest'altra nuova maglia. Fortunatamente è andata tutta a posto. Quindi stavo dicendo Leao che per me non ha sbagliato. Poi l'assist per il gol di Giroud, sinceramente, ragazzi, è sopraffino. È il pallone giusto sopra la testa di Medel che non ci arriva. E il gol di Giroud, bello, 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 ragazzi, di che stiamo a parlare? Bellissimo, veramente bello. Quindi sono contento per come è arrivata la vittoria, senza soffrire, senza affaticamento, senza spendere troppe energie. Un po' meglio nel secondo tempo che nel primo, sono contento anche degli esordi di Adli, di Gabi, Balotelli purtroppo, ragazzi, non mi dite niente, però boh, cioè, lo vedo totalmente inadeguato al Milan, così, così come Messias, e lo vedrete domani, appuntamento a domani per le pagelle. Io vi ringrazio, ragazzi, vi ricordo ancora una volta like. Iscrivetevi al canale, seguiteci su tutti i social, Instagram, Facebook, Twitter, TikTok e chi più ne ha più ne metta, più il sito www.acmilaninside.com. Fatemi sapere qui sotto cosa ne pensate anche voi della partita e ripeto, ci vediamo domani con le pagelle, vediamo anche se riusciamo a fare un video per farvi conoscere meglio il nuovo acquisto del Milan. Malik Tiu. Ciao a tutti ragazzi e buona domenica. Da primi in classifica con altre solo 3 giornate, però nel momento primi in classifica. Vedremo che cosa fa il Napoli. Ciao a tutti ragazzi e sempre Forza Milan.